massimo, quindi sul pari che abbiamo ottenuto, il risultato fondamentale che abbiamo ottenuto è che all'interno del nostro condotto gli sforzi tangenziali sono distribuiti in maniera lineare, crescono dall'asse alla parete, in parete valgono gamma R0 mezzi J e sempre R0 il raggio della condotta, e in generale l'espressione dello sforzo tangenziale è quella che ho indicato alla lavagna. Ora però, se abbiamo a che fare con dei fluidi, come si dice, newtoniani, cioè fluidi che seguono leggi di Newton, i quali lo sforzo tangenziale è direttamente proporzionale al gradiente di velocità attraverso il parametro viscosità, no? Ovviamente lo sforzo tangenziale può essere espresso anche a mezzo della legge di Newton che ho scritto qua. Pertanto possiamo eguagliare questa espressione e questa. E possiamo pertanto scrivere gamma R mezzi J uguale a meno mu del V in R. Ovviamente questa rappresenta un'equazione differenziale nella quale può essere considerata come incognita la funzione V di R, cioè quello che è il profilo di velocità nella mia sezione. Pertanto l'integrazione di questa equazione mi può portare a valutare quello che è il profilo, mi può portare alla valutazione di quello che è il mio profilo di velocità. Allora, questa ovviamente è un'equazione differenziale a variabili separabili, quindi estremamente semplice. Andiamo a separare le variabili e pertanto scriviamo dv uguale a meno gamma su mu, anzi gamma su 2 mu, così mi porto qua, j r. Ci siamo? Andiamo pertanto ad applicare un'operazione di integrazione indefinita ad ambo i membri. Ovviamente, rispetto alla variabile R, raggio idraulico, tutto questo coefficiente meno gamma su 2 mu J è una costante, in quanto gamma e mu sono le caratteristiche del fluido. Vi ricordo che gamma, per lo specifico, ovviamente l'accelerazione di gravità moltiplicata la densità del fluido, no? E J ovviamente è anch'essa una costante lungo il raggio idraulico, perché è una caratteristica che al limite può variare da sezione a sezione, anzi in questo caso è proprio una costante in tutto il discorso. Quindi alla fine, diciamo, ottengo questa espressione. Andando ad integrare, ottengo immediatamente V di R è uguale a meno gamma su 2 mu J, una primitiva di questa ovviamente è R quadro mezzi. Più una costante integrazione K. Ok? Quindi ancora posso scrivere immediatamente meno gamma su 4 mu J R al quadrato più la mia costante K. Ok? Andiamo a determinare la costante K. Come si fa a determinare la costante K? Per determinare la costante K dobbiamo imporre una condizione al limite. La condizione al limite che imponiamo è la condizione di aderenza, in quanto noi sappiamo che la velocità a una distanza R0 dall'asse, cioè la velocità in parete, è ovviamente pari a 0. Questa è la condizione di aderenza. Andando allora a sostituire dentro questa espressione, scrivo V di R0 è uguale a meno
gamma su 4 mu j r0 al quadrato più k è uguale a 0, che ovviamente mi consente immediatamente di determinare la costante k uguale pertanto a gamma su 4 mu j r0 al quadrato. Allora l'espressione complessiva del profilo di Poiseuille, l'espressione complessiva del profilo di Poiseuille è pertanto questa. Sostituendo la costante qua dentro vado a scrivere la velocità, ovviamente longitudinale, perché è l'unica velocità che esiste in questo sistema, alla distanza f dall'asse, è pari a questo più la costante, vale a dire, mettendo in evidenza, gamma su 4 mu j r0 al quadrato meno r al quadrato, ok? Che volendo può anche essere scritto in funzione del diametro, se vi fa più piacere, e si scrive pertanto gamma su 4 mu j b al quadrato quarti meno r al quadrato. Ok? Questa espressione caratterizza il modo di variare della velocità, lungo un raggio della mia tubazione e va sotto il nome di espressione o legge di Poiseuille. Che fu ricavata da questo signore che si chiamava Poiseuille all'incirca il 1840. Ok? Ecco qua. La legge di Poiseuille. La legge di Poiseuille costituisce di fatto una chiusura di questo discorso, perché innanzitutto a questo punto sappiamo come è distribuita la velocità in asse alla mia tubazione. Se voglio fare un profilo per pensare di velocità, beh, io so che questa velocità è distribuita in maniera quadratica, no? Questa è la legge parabolica, perché la velocità è funzione di r quadro, fa 0 in parete e quindi è massima in asse. Ok? Questo è ovviamente simmetrico di asse. Quindi questo è il diagramma, è l'andamento della mia velocità all'interno della tubazione. Bene, nel momento nel quale io ho la mia espressione di Poiseuille, la mia legge di Poiseuille che mi consente di esprimere la velocità in asse, la velocità sul raggio della mia tubazione, posso a questo punto andare a ricavare anche la portata e quindi in definitiva ricavare una relazione fra la portata e la cadenza in questa maniera. Vediamo questo tramite l'espressione di Poiseuille, andiamo più avanti. Chiaramente la portata è pari all'integrale sull'area di che cosa? È pari all'integrale sull'area della velocità in dA. Ora, questo integrale può essere calcolato in maniera abbastanza semplice vista la simmetria circolare del problema. Perché? Perché ovviamente se io considero la mia sezione
devo dire la mia sezione circolare, posso considerare come elementi di A fosse a distanza L delle colonne circolari che hanno uno spessore di R e pertanto faccio l'integrale fra 0 ed R0 di V di R per 2 pi greco per R di R, ok? Perché in questa maniera io scrivo l'elementino di A come 2 pi greco per R di R, questo è il mio elementino di A. In questa maniera posso fare l'integrale fra 0 e R0. In questa maniera, grazie alla simmetria circolare, trasformo quello che è l'integrale di superficie in un integrale in una variabile. Sostituendo l'espressione V di R che avevo là, ottengo l'integrale, anzi, vediamoci subito fuori le costanti, quindi ciò gamma su 4 mu j 2 pi greco, è un coefficiente che mi sta fuori 2 pi greco dell'integrale tra 0 e r0 di V al quadrato quarti meno R al quadrato R in R. Ok, che ovviamente è di abbastanza semplice calcolo, perché ovviamente vabbè, qua basta fare il prodotto di questa per R e otteniamo due pezzi, ciascuno dei quali può essere integrato separatamente perché abbiamo integrato in una somma, abbiamo un pezzo che ha l'integrale di R, che è R quattro mezzi, e un pezzo che ha l'integrale di R cubo, e dalla quarta quarta. Andiamo a sostituire, andiamo a poter apportare le costanti di integrazione, otteniamo direttamente il risultato che è greco su pi greco su 128 gamma su mu j di alla quarta, ok? Calcolando direttamente questo integrale, ci siamo? Ora qui l'espressione che ho ricavato è questa, e è uguale a pi greco su 128 gamma su mu j b alla quarta, che se vi fa più piacere può essere espressa in maniera tale esplicitare j, e quindi possiamo scrivere j è uguale a 128 su pi greco, e questo è un coefficiente mu su gamma, e questo pure è un coefficiente per q diviso di alla quarta, ok? Che è l'espressione di Poiseuille per la carente idraulica, ci siamo? È semplice rendersi conto, è semplice rendersi conto, per cui ve lo lascio per esercizio, che data quell'espressione della portata, la velocità media di portata pari al rapporto tra la portata e l'aria è la metà della velocità massima.
teniamolo presente questo discorso. E, ma la cosa sulla quale voglio farvi soffermare l'attenzione è questa espressione. Questa espressione che contiene l'espressione di J. Questa espressione mi consente di esprimere la J, mi consente di esprimere la J a mezzo della portata e del diametro della mia condotta. Ci siamo? Quindi questa espressione mi consente di esprimere la cadente idraulica, la perdita di carico per unità di percorso, immediatamente, diciamo così, immediatamente in funzione di quelle che sono le caratteristiche della mia corrente. È chiaro che quindi, data la J, io posso calcolare la perdita di carico in un tratto di una mia condotta. Ora, questo discorso è fondamentale. Perché? Perché ovviamente con gli elementi che ci siamo costrutti, a questo punto sarebbe possibile risolvere tutta una serie di problemi relativi alle condotte. Perché? Immaginiamo di avere un sistema di questo tipo. Immaginiamo di avere un sistema caratterizzato da due serbatoi a livello invariabile che sono collegati attraverso una condotta di assegnato organico e lunghezza. La condotta è lunga L e ha un certo diametro, ok? Allora, mi pongo il problema di valutare la portata a Q che defluisce il mio sistema, dati i livelli dei serbatoi e le caratteristiche della condotta. Questo problema va sotto il nome di problema di verifica, no? Vale a dire, io ho un impianto, un acquedotto per esempio, no? Per trasportare una certa portata da un serbatoio 1 a un serbatoio 2. Allora, è stato questo impianto, lo vogliamo realizzare con una condotta di assegnato diametro, eccetera, eccetera. Mi pongo il problema di sapere, ma questa portata è la portata giusta? È la portata che effettivamente voglio fra 1 e 2? O è troppo grande o troppo piccolo? Beh, questo problema va sotto il nome di problema di verifica. Vogliamo determinare le portate circolanti del nostro sistema, dato il sistema che è stato in qualche modo progettato. Se il nostro collega ha progettato un impianto, vogliamo controllare se l'impianto è progettato bene. Allora, per farlo, possiamo applicare il teorema di Bernoulli generalizzato tra queste sezioni 1 e 2 e possiamo scrivere che H1 è uguale ad H2 più le perdite di carico continue più le perdite di carico localizzate. No? Possiamo anche scrivere H1 meno H2, dove H1 e H2 sono i livelli dei serbatoi che ovviamente lo conoscono, è uguale a che cosa? Le perdite di carico continue più le perdite di carico localizzate. Ora, le perdite di carico continue si scrivono come la cadente moltiplicato la lunghezza della condotta. Perché? Perché ho qua un unico tratto di diametro costante, ho un moto uniforme, quindi ovviamente, diciamo, ho un'unica cadente. Moltiplicando la cadente per la condotta ho tutta la mia perdita di carico continua. Le perdite di carico localizzate si possono esprimere come ciascuna come il coefficiente di borda per l'altezza cinetica. Io ho una perdita di carico di imbocco e una di sbocco, una con coefficiente 0,5 e una con coefficiente 1, ok? In questo caso, per cui scrivo 0,5 b quadro su 2g più b quadro su 2g. Bene, sostituendo al posto della J l'espressione di Poiseuille, che cosa scrivo? Scrivo H1 meno H2 è uguale a la J, cioè 128
su pi greco, gamma su mu, q, quindi alla quarta per L, più 1.5. Io ho scritto la velocità al quadrato, ma posso la velocità, io posso scrivere la portata al quadrato divisa 2g, l'area al quadrato, cioè pi greco di al quadrato quarti della mia area al quadrato. Ok? Ci siamo? Ora, se io in questo sistema conosco tutto, quindi ho tutte le caratteristiche geometriche del sistema, quindi conosco D, conosco L, conosco ovviamente i livelli dei serbatoi, quindi ho H1 e H2, conosco ovviamente le caratteristiche del fluido, quindi c'è il peso specifico e la viscosità, da questa espressione potrei ricavare Q e quindi risolvere il problema di verifica. Ci siamo? Quindi effettivamente l'espressione che ho trovato, l'espressione che abbiamo trovato, l'espressione di Poiseuille, è un'espressione utile perché mi consente di effettuare quello che si chiama il calcolo idraulico di una condotta, cioè mi consente di, attraverso la scrittura del teorema di Bernoulli, per esempio di calcolare la portata che deve definire una condotta, quindi risolvere quello che sia il problema di verifica. Bene, quindi abbiamo risolto tutto, no? In due ore, anche qualcosina in meno, abbiamo risolto tutti i problemi legati ai nodi in condotta, perché abbiamo espresso le perdite di carico continuo, abbiamo espresso le perdite di carico localizzato, quindi per noi i fluidi reali non hanno più segreti, siamo a posto. E invece no. No, ragazzi, era troppo facile. Qual è il problema? Il problema è che l'evidenza sperimentale ci dice che la formula di Poiseuille, questa formula che abbiamo ricavato qua, e quindi il calcolo idraulico che facciamo, funziona solamente quando abbiamo portate molto piccole, velocità molto molto modeste. Ma non appena le velocità cominciano a crescere, la cadente non risulta più linearmente proporzionale alla portata. Vale a dire che quello che abbiamo riscontrato è che la relazione di Poiseuille, questa qua, no? Mi dice che la mia J è proporzionale alla portata, no? Quindi la perdita di carico raddoppia se la portata raddoppia, no? Questo è fondamentalmente quello che mi dice la relazione di Poiseuille. Bene, l'evidenza sperimentale è che questa relazione, purtroppo, è valida solamente per velocità molto basse, tra l'altro anche per diametri piccoli, per sistemi di piccole dimensioni. Ma nel momento nel quale ci troviamo ad affrontare buona parte dei problemi che poi ci interessano, questa relazione non è più valida. Ma la relazione che risulta di norma valida dal punto di vista sperimentale è una relazione del tipo J proporzionale a Q alla N con N circa uguale a 2, anzi grossolanamente appare che la relazione funzionale corretta fra J e la portata deve essere una relazione del tipo J è direttamente proporzionale al quadrato della portata. Vale a dire che se si raddoppia la portata, la mia perdita di carico si quadruplica, ok? Non si raddoppia. Quindi ovviamente vedete che c'è
una differenza significativa nelle cose. Guardate che se provate a cercare di capire cosa c'è dentro, che abbiamo visto prima, poi nella realtà che cosa accade? Accade che la portata che abbiamo calcolato con la procedura che abbiamo visto là, in realtà una situazione del genere sarebbe significativamente sovrastimata rispetto a quella che in realtà defluisce nella mia condotta. Perché? Perché evidentemente io nel fare questa procedura sono andato a sottostimare in qualche modo la resistenza. Diciamo, c'è una porzione di resistenza, che io non ho portato in conto. A che cosa potrebbe essere dovuta questa cosa? Bene, la prima considerazione è che, dicevo, l'evidenza sperimentale è che nel momento nel quale noi andiamo a lavorare con velocità piccole, l'evidenza sperimentale è che la legge Coasel funziona. Quando poi incrementiamo le velocità, la relazione Coasel non funziona più. Basta così, non è più lecita. Dobbiamo utilizzare delle altre espressioni. E per inciso, dal punto di vista sperimentale, queste relazioni di carattere sperimentale sono relazioni di questo tipo. Sono formule spesso monomie con questa struttura, dove n è circa 2 e m è circa 5 e c è un coefficiente sperimentale, ok? Allora, l'evidenza sperimentale è questa. Vi dirò di più che in situazioni con elevate velocità, grandi diametri e quant'altro, questo coefficiente appare in qualche modo indipendente da quelle che sono le proprietà, la proprietà di viscosità del mio fluido. Vale a dire che era abbastanza chiaro, no? Che in questa relazione dovesse comparire la viscosità, perché gli sforzi tangenziali sono legati alla viscosità. Noi abbiamo detto il meccanismo della dissipazione e la viscosità, quindi la viscosità deve giocare un ruolo. Se un fluido è più o meno viscoso, questa cosa deve contare. Bene, fin tanto che sono a velocità basse per diametri piccoli, questa cosa è vera. Ma quando poi vado a velocità grandi, diametri grandi e quant'altro, che succede? Appare che la relazione sperimentale, questa per ora ve la do così, questa è una relazione che viene fuori in maniera sperimentale, perché se noi misurassimo la portata, se noi andassimo a misurare la portata nel sistema che ho disegnato prima e cercassimo di fare un best fit, diciamo così, di una formula per rappresentare la J, troveremmo un'espressione di questo tipo. Qui troveremmo le espressioni con la portata elevata al quadrato, non elevata a 1, e con un coefficiente che, se le velocità sono abbastanza grandi, i diametri sono grandi, appare non dipendere dalla viscosità. Cioè, in questa condotta ci defluisce acqua, ci defluisce petrolio, sembra che abbiamo la stessa C. No. Questo è chiaramente un problema. Questa è chiaramente la spia dell'esistenza di qualcosa che non abbiamo portato in conto nella nostra trattazione. Ma se ci ripensate un attimo, la trattazione che abbiamo fatto era quasi quanto di più rigoroso avessimo voluto fare. Perché cosa abbiamo promesso in questa trattazione? Bene, la relazione che ci dà gli sforzi tangenziali, beh, quella è abbastanza fuori di dubbio, no? L'espressione, la legge di Newton, la conosciamo. Poi ho risolto un'equazione differenziale a derivate totali a variabili separabili e vi garantisco che è stata risolta correttamente, che è stata integrata correttamente. Ma allora il problema dov'è? Il problema nella realtà viene attribuito, poi oggi sappiamo che è così, all'esistenza di due diversi regimi di moto.
Vale a dire che, come accennato tra l'altro nell'introduzione al corso un mesetto fa, nella realtà, quando non si ha un moto in condotta, in realtà quando siamo a velocità abbastanza basse, con diametri abbastanza piccoli, accade che effettivamente quelle che sono le linee di flusso, le linee di flusso effettive del mio punto, nella mia condotta, risultano effettivamente significativamente belle, rettilinee e parallele, no? Come abbiamo ipotizzato noi. Ma superati certi valori di velocità, di dimensioni del sistema e quant'altro, il moto improvvisamente appare trasformarsi in un moto regolare di questo tipo, che mi consentirete di chiamare laminare, in un moto caotico, caratterizzato in realtà da velocità che punto per punto, istante per istante, variano continuamente. Un moto caratterizzato da un'elevata turbolenza. Un moto che va sotto il nome di moto turbolento. Esistono pertanto due regimi di moto, evidentemente. Un regime di moto laminare, nell'ambito del quale va la legge di Boisel, un regime di moto turbolento, nell'ambito del quale non vale la legge di Boisel, ma valgono relazioni come quella che ho scritto qui alla lavagna. Ovviamente abbiamo necessità di avere un criterio che ci consenta di discernere se in una condotta avremo moto laminare o moto turbolento, e ovviamente dobbiamo capire anche qualcosina di più su quella che è la struttura di questi moti laminari e turbolenti. Per farlo, la prossima volta partiremo da una delle esperienze fondamentali della meccanica dei fluidi, quella che va sotto il nome di esperienza di Reynolds, che fu condotta in fluidodinamico. Il nome di Reynolds è uno dei nomi più famosi della fluidodinamica in generale, che mise in evidenza l'esistenza del moto turbolento, ma soprattutto ci ha dato in prima battuta un criterio che ci consente di stabilire a priori se una condotta di un moto laminare o un moto turbolento. A partire da questo poi cercheremo di capire come fare a rappresentare questa resistenza in modo turbolento. Vedete che non potremo ripetere l'approccio completamente analitico che abbiamo seguito in questa lezione, ma dovremo ricorrere a alcune considerazioni di analisi dimensionale e all'interpretazione dei dati sperimentali, per pervenire poi però a una relazione che sia valida anche per la rappresentazione della carenza idraulica anche in modo turbolento. Quella sì ci permetterà poi di effettuare il calcolo idraulico di una condotta in maniera corretta.